Parliamo ancora di sport, uno sport che per il momento non abbiamo ancora affrontato nei nostri format, abbiamo parlato veramente di tutto, arriviamo oggi a interessarci della ginnastica artistica. Però c'è una particolarità, nel senso che abbiamo oggi come ospite la componente di una famiglia che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi attraverso le nostre puntate. Perché stiamo parlando della famiglia Bertoldo, che abbiamo appunto imparato a conoscere, visto che in famiglia fanno tutti un po' di sport, e sport diversi. C'è il papà Lucio, che ricordiamo è stato campione di trial, gli altri due figli maschi che si dividono tra il trial bike e l'enduro downhill, e oggi invece andiamo a scoprire Sofia. Buongiorno. Buongiorno. Bertoldo, che appunto pratica la ginnastica artistica. Esatto. Quindi diciamo così, un po' anche di femminilità in una famiglia di sportivi duri e puri, tra virgolette, mm-hmm. al di là di questa battuta. Senti, raccontami un po' come ti sei avvicinato a uno sport meraviglioso da vedere, perché le evoluzioni, i gesti tecnici che fate sono straordinari, e è una di quelle discipline che impariamo a conoscere soprattutto televisivamente parlando nel periodo delle Olimpiadi o di qualche manifestazione particolare, però è che affascinante e che ci dice mamma mia quanta preparazione ci deve essere dietro. Sofia, raccontami un po', anzi raccontaci un po', come ti sei avvicinata a questa disciplina, a questo mondo? Allora, farmi scoprire questo sport è stata la mia mamma. Ah, vedi, sempre famiglia. Sì, alla mia mamma è sempre piaciuto fare ginnastica, però non è riuscita a farlo per molto tempo quando lei era giovane. Quindi inizialmente mi ha mandata a danza, poi io continuavo a fare capriole, ruote nel prato e quindi pian pianino ha capito che non era proprio il mio sport la danza. Certo. Allora nel posto più vicino a casa, a Cournier, c'era una palestra dove insegnavano sia ginnastica artistica sia artistica. Di artistica però c'erano pochi attrezzi, c'era una trave bassa e le parallele erano quelle simmetriche, quindi erano quelle maschili. Okay. E appunto per questo motivo facevamo più che altro ritmica. Che non era propriamente quello che ti piaceva. No, esatto. E allora, in quarta elementare, sono andata a provare con mamma e papà a San Maurizio. Ok, dove c'è la PGS. PGS, San Maurizio Sport Team. Esatto, che sì. Sottolineiamo, è effettivamente una società che da tanti anni porta avanti il discorso della ginnastica che porta anche, che raccoglie grandi risultati, che sta facendo crescere tante brave atlete, tra le quali appunto ci sei anche tu. Quindi la scelta di San Maurizio, eccetera, una famiglia è diventata, perché sei giovanissima, ma eri una bambina, oggi che stai diventando una bella ragazza grande e sta facendo degli ottimi risultati, continui a essere lì. Sì. Senti, quest'anno un 2023 importante, dove hai affrontato anche delle gare di livello. Ci vuoi raccontare quali sono stati gli eventi, gli avvenimenti più importanti a cui hai partecipato? Soprattutto ci vuoi raccontare anche il risultato più bello, perché tu hai visto e hai vestito da vicino, hai indossato una medaglia e hai visto da vicino il tricolore. Raccontaci. Allora, ho partecipato a diverse gare di federazione in questi anni e a quelle di PGS. Le gare di PGS sono gare a livello solo del Piemonte e di alcune altre regioni e sono una selezione per poi un nazionale che si tiene a Legnano Sabbia d'Oro. Okay. E quest'anno al nazionale ho fatto il terzo posto della mia categoria. Bravo, sì, bravo, sono rimasta molto soddisfatta perché era un obiettivo che avevo da molto tempo. E sono molto contenta per questo. Sì. Beh, diciamo che questo terzo posto è sicuramente un traguardo importante a cui sei arrivata, molto. Però dicevamo a telecamere spente, in realtà non deve essere un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. È un punto di partenza assolutamente, perché le prime tre che arrivano sul podio sono obbligate a passare ad una categoria superiore, quindi in questo momento mi sto preparando per poi poter sostenere gare a livello superiore. Livello superiore dove ci sono delle atlete importanti, nel senso che preparate eccetera come te, ma anche di esperienza superiore, perché dicevi tu stai arrivando ai massimi livelli nazionali per quanto riguarda le tue categorie, sia come squadra che a livello individuale. Sì. Ecco, quanto è anche faticoso avvicinarsi e arrivare a quei livelli? Perché immagino che quello che è, diciamo, la benzina che porta un atleta a dare il massimo è il divertimento, la passione, eccetera. Sì. Però volevo chiederti, quanto
c'è di fatica, quanto c'è di allenamento, quanto ti alleni, ad esempio, per arrivare a un evento di quel livello lì? Allora, ho variato molto le ore settimanali di allenamento, sono arrivata al farne 12. E sì. Perché tenendo conto che sei una studentessa. Sì, frequento liceo e quindi anche abbinare allenamenti e studi è stato un po' difficile. Per molto tempo io ho studiato in macchina sempre, perché San Maurizio è circa 40 minuti da casa mia. Certo. Quindi andare giù 3 volte a settimana, dopo scuola, la sera, arrivare tardi la sera. Sì, anche arrivare terza è stato un gran bel traguardo per me. Beh, ne è valsa la pena. Beh, credo di sì, perché diciamo che appunto quello che dicevamo prima, la fatica, comunque l'impegno, il fatto di comunque dare il massimo, alla fine viene ripagato sotto il punto di vista agonistico. Qual è della specie? Raccontaci un po', nell'artistica ci sono varie prove. Qual è quella che senti più tua, quella che ti piace di più, quella che quando ti presenti e inizi dici ecco qua è dove posso dare veramente il massimo di me stessa? Il corpo libero, in assoluto il corpo libero. Quando sono a testa in giù è un po' come se volassi anche per quel piccolo istante, però mi fa veramente sentire libera. Beh, bella cosa, perché effettivamente voi letteralmente volate, perché nel momento in cui fate queste... Sì. Le definisco acrobazie, però acrobazie è più una cosa non da li circo. Chiamiamo elementi. Invece, ecco, elementi. Invece le vostre sono proprio una preparazione. Ecco, cosa c'è dietro anche la preparazione di queste prove? Nel senso che la prova che fai, come viene costruita? Ci puoi spiegare un pochettino, nel senso che i vari passaggi, ci sono delle cose obbligatorie, ci sono delle cose libere? Come funziona? Raccontaci un po'. Allora, inizialmente la preparazione fisica noi la facciamo tutti gli allenamenti, perché è impossibile pensare di salire su un attrezzo senza essere pronti fisicamente. Il mio corpo mi deve reggere ciò che faccio e devo anche essere capace a cadere, ovviamente. Ecco. Questo è molto importante, una delle prime cose che ci insegnano. E, per preparare un esercizio di gara si comincia provando tanti elementi diversi, provare a combinarli insieme e vedere quali funzionano insieme. Perché la ginnastica è potenza, ma è anche eleganza, e certo. Bisogna essere appunto il più eleganti possibile anche nel collegare gli elementi, coreografie, ad esempio nel corpo libero. E dopo una serie di prove si definisce quale sarà l'esercizio, si proverà tante volte l'esercizio e poi ci sarà la gara, dove anche in gara abbiamo una possibilità di provare l'esercizio prima e poi gareggiare. Cercare di arrivare sempre più vicini alla perfezione. Esatto, fare... sì. Che naturalmente non è facile, perché via via anche i gradi di difficoltà aumentano col passare del tempo e degli anni e naturalmente della categoria in cui gareggiate. E dicevamo prima, sempre per iniziare questa chiacchierata, la stagione ormai è terminata. Sì. Anzi, addirittura adesso stai già iniziando a prepararti per il 2024. Esatto. Quali sono gli obiettivi, quali sono gli aspetti della prossima stagione che cercherai di curare maggiormente? Se già adesso naturalmente hai dei traguardi che ti sei posta, o se li affronterai e cercherai di raggiungerli ogni volta ci sarà la possibilità. Come ti prepari anche a questa nuova stagione? Allora, io ho avuto un momento di stop in quest'estate, ma ho ricominciato ad allenarmi. Adesso stavo cercando di abbinare sia gli allenamenti di ginnastica sia gli allenamenti per una coreografia per il corpo di ballo ad uno spettacolo del CONI che c'è stato l'altro ieri. Okay. E allora ho cominciato di nuovo piano piano gli allenamenti di ginnastica. Adesso ricomincerò decisa. Sono sicura di poter portare un A, ma non sono sicura del tempo in cui potrò portarlo. Devo prepararmi molto. Voglio prepararmi molto e voglio essere capace di portare un A. Quindi se non gareggerò quest'anno, gareggerò sicuramente il prossimo. Beh, è bello avere gli obiettivi e avere anche la decisione. Certo, dire. Sì. Sapere, però anche la consapevolezza, è bello quello che stai dicendo. Nel senso, se sei consapevole che non può essere che si possa arrivare subito, perché comunque le difficoltà che via via si affrontano sono diverse. E anche quello che dicevamo prima, anche le avversarie con cui, concorrenti, chiamiamole sì. come... vogliamo giustamente noi, in maniera dispregiativa ma anzi positiva, alla fine si cerca di arrivare al massimo, e confrontarsi con loro è anche stimolante. Appunto, ti chiedo anche un'altra cosa, nel senso che il mondo della ginnastica com'è vissuto da dentro? C'è rivalità, ci si aiuta, come si vive? Perché è naturale che nel momento dell'agonismo il podio, la medaglia
è una qualcosa che ti stimola, però raccontaci anche questa parte un po' da dietro le quinte. Come ci si prepara, come si vive anche il pre-gara? C'è questa rivalità, la rivalità è forte oppure c'è comunque uno spirito cameratistico tra di voi? Lo spirito di squadra è molto molto forte, prima di salire sugli atleti siamo tutti lì insieme che ci sosteniamo, ci diamo coraggio a vicenda perché ci vuole anche coraggio nella ginnastica. Beh certo, visto anche quello che fate, perché salire su un attrezzo e fare le più che altro con tante persone intorno cambia rispetto all'allenamento. Certo. Quindi avere delle persone che ci sono sia durante gli allenamenti sia durante una gara dove siamo messi alla prova è rassicurante. E ci sosteniamo a vicenda, e ad esempio è capitato a me di essere tantissimo felice per una ragazza che magari è arrivata anche prima di me, e viceversa. Quando sono arrivata terza avevo delle ragazze che erano felicissime per me senza un minimo cenno di invidia, ed è secondo me una questo cosa molto bello. Bella. Beh, sì, no, scusa. È lo giusto spirito sportivo, quello comunque sì. Dove, ripetiamo, uno quando inizia a fare una gara la fa tentando di dare il meglio di se stesso e arrivando al traguardo che si è posto, però effettivamente se si riesce anche a creare quella socialità e quella energia positiva tra tutti è sicuramente molto bello. Bene, siamo arrivati quasi alla fine, ti chiedo ancora se Sofia, tu hai un sogno nel cassetto al di là di quello che può essere il discorso di arrivare alla categoria A, quindi arrivare ai massimi livelli per quanto riguarda l'espressione della ginnastica. Però ti poni un obiettivo particolare e dici quello sarebbe la cosa più bella che mi piacerebbe realizzare sportivamente o umanamente, naturalmente. Qual è il tuo sogno? Allora, un obiettivo preciso non ce l'ho. Io... Beh, sei giovanissima anche per me. Allora, prima di tutto voglio trasmettere la ginnastica alle persone. Ho cominciato ad allenare alcune bambine piccole e spero veramente di far capire a loro quanto è stato per me la ginnastica. Ma per quanto riguarda me in prima persona, io so che la ginnastica mi fa stare bene. La ginnastica è il mio modo di esprimermi. E voglio andare avanti finché posso. Finché posso ho intenzione di impegnarmi al massimo, dare tutto a me stessa in quello che faccio. Certo, poi come dici giustamente te, una cosa è essere atleta, una cosa è essere anche istruttrice, per il momento si può portare avanti le due cose assieme e poi chissà, un giorno nel momento in cui giustamente bisognerà lasciare spazio, adesso no, abbiamo ancora tanti anni da vederti protagonista, ma sicuramente con l'esperienza che stai accumulando potrai dare qualcosa, qualche messaggio positivo. Spero di sì, assolutamente. Sofia, guarda, ti ringrazio ancora per esserci venuto a trovare, grazie per averci raccontato anche di, ripeto, una disciplina che impariamo a conoscere piano piano e anzi saremo lieti e contenti di averti prossimamente, anche l'anno prossimo, per sapere un pochettino anche l'evoluzione, ma anche per capire da istruttrice cosa significa trasmettere il tuo entusiasmo agli altri, che credo che non sia una cosa da poco. Grazie mille. Grazie a te, alla prossima, in bocca al lupo, buoni allenamenti. Crepi il lupo, grazie mille. Ciao, grazie mille, grazie.